Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Questa settimana iniziamo da un tema importante, un tema che ci pare molto significativo per il momento che stiamo vivendo, per la realtà che scopriremo. Ed è con noi, e lo saluto e lo ringrazio in modo particolare, la prima volta nei nostri studi, l'imam Yahya Pallavicini, benvenuto davvero, che è imam della grande moschea Al-Walid di via Meda a Milano. Ed è vicepresidente della Coreis. E proprio dalla Coreis vogliamo partire. Che cos'è la Coreis? Questo acronimo, cosa significa? Ha compiuto 30 anni. Grazie, buona giornata. Ma la Coreis è comunità religiosa islamica italiana. È un'organizzazione che, come ben diceva, ha compiuto 30 anni e nasce proprio qui a Milano. Nasce su iniziativa di alcuni musulmani che hanno voluto cercare di offrire una possibilità di coordinamento, di ritrovo, ma anche di dialogo. Quindi un coordinamento interno tra le realtà dell'Islam milanese, ambrosiano e italiano, quindi musulmani italiani e cittadini di Stiamo nascita o di vedendo proprio le adozione. immagini Ecco. del momento celebrativo presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, la presenza dell'arcivescovo, del rabbino capo di Milano, Rav Alfonso Arbib. In questo momento state vedendo la vice sindaco Anna Scavuzzo, che naturalmente ha rappresentato il comune, Antonella Baldi, che è prorettore della statale. Prego. Sì, dicevamo che cerchiamo di coordinare anche internamente il pluralismo culturale dei musulmani, quindi dobbiamo comunque riconoscere che c'è un Islam di adozione, ma anche un Islam di importazione, un Islam italiano di nascita, come è il mio caso, che sono un musulmano italiano di seconda generazione, ma ci sono anche musulmani di origine bosniaca, pakistana, bengalese, senegalese e di altre regioni che cercano di far parte di questa dinamica del pluralismo religioso milanese e lombardo e italiano e che forse trovano in cittadini milanesi musulmani una mediazione naturale, quella di poter essere autenticamente religiosi, ma anche aperti ad una dimensione di cittadinanza da scoprire. E allora facciamo questa mediazione e lo facciamo poi anche in un'ottica di apertura ecumenica, quindi Ecco, cercare di questo. aprire al dialogo con ebrei e cristiani. Ecco, da questo punto di vista io direi che la moschea di Via Meda è un esempio anche di luogo nel quale si svolgono incontri, non solo ovviamente la preghiera, stiamo vedendo in questo momento proprio un dialogo, vediamo anche lei, e quindi un luogo di incontro, di scambio culturale, luogo certamente, spazio sacro di preghiera, ma anche spazio nel quale confrontarsi tra musulmani, ma anche con altre religioni e con altre realtà. Ecco, se lei dovesse dire, Milano da questo punto di vista, si dice sempre un po' una frase fatta, ma è vero, è un'isola felice del dialogo ecumenico tra le confessioni cristiane e interreligioso con le altre fedi. Lei ha questa percezione? Beh, sì, perché abbiamo avuto modo di invitare e ospitare sia il rabbino Laras che il rabbino Arbib nella nostra moschea e di essere invitati in sinagoga, di avere degli ottimi rapporti con i vari arcivescovi dai tempi del cardinale Martini fino appunto all'arcivescovo Delpini. E quindi c'è questa, sia a livello abramitico, questo scambio di ricorrenze per le festività, di visite, ma anche di sensibilità spirituale, di ricerca di comprensione, di confronto teologico Certo. e anche di modello di spiritualità o di richiamo ad una certa pacificazione interiore ed esteriore per la cittadinanza. Quindi in quel senso lì Milano sembra essere un modello anche a livello nazionale. E allora noi, visto che lei ha citato l'arcivescovo, vogliamo ascoltare proprio Monsignor Delpini che partecipando al festeggiamento per il trentennale della Coreis ci ha detto questo ed è importante riflettere su questo
fatto sfuggire un pensiero razionalistico, come l'ha definito Monsignor Del Pigno. Ascoltiamo. Momenti come questi significano desiderare di smentire il razionalismo a cui siamo abituati, che considera le religioni come una specie di sopravvivenza di folklore oppure come tradizioni identitarie che esigono un'appartenenza, mentre qui siamo, almeno io sono qui per dire che le religioni hanno un rapporto con Dio e che il nostro Dio, l'unico Dio, è il Dio della pace. Ecco, questo Dio della pace, forse ce ne dimentichiamo mai come in questo momento. Lei ha detto prima l'ambito abramitico, le tre religioni abramitiche, ovviamente l'ebraismo, la cristianità e l'Islam o gli Islam, i molti Islam, come diceva il cardinale Scola. Ecco, lei ha la sensazione che la situazione in questo momento non possa sciogliersi per una pace nelle terre che sono sacre per ciascuna delle nostre religioni. Ma da quello che vedo, francamente, è molto difficile. Se in Occidente si passa da un'indifferenza a un razionalismo, adesso la carica emotiva, il rancore, la propaganda che destabilizza il discernimento in Medio Oriente non permette di avere un terreno fertile per far prevalere un rispetto e una convergenza verso l'altro, una fratellanza. E quindi bisogna cercare di ispirarla indirettamente, ed è forse anche quello che abbiamo cercato di fare con il rabbino Kapor Bib. E grazie alla presenza in conclusione anche di Monsignor Delpini, per cercare di aggiornare la dichiarazione sulla fratellanza Certo. umana di Abu Dhabi, di Papa Francesco e dell'imam Ahmed Attayeb, rimodularla su Milano per poter cercare di ispirare anche il popolo e i credenti, anche in Ricordiamo Israele. anche che l'incontro di San Francesco, un altro Francesco, grandissimo San Francesco, con il sultano avvenne in piena quinta crociata. Eh beh sì, ma bisogna effettivamente forse avere quel coraggio, però è un coraggio della fede, è un'intelligenza della fede che permette di superare dei condizionamenti che a volte sono così densi, Certo. che ci impediscono di essere naturali, puri, sinceri e anche diretti, come a volte bisognerebbe fare. Tra l'altro oso anticipare che forse la prossima settimana noi con un'organizzazione Inizia di Ramadan gesuiti, inizia Ramadan, tra l'11 e il 12 marzo. esattamente, e quindi in quest'ottica qui di onorare il Ramadan come momento di digiuno e di preghiera per i musulmani, la coincidenza del calendario islamico che la vede in qualche modo nella seconda parte della Quaresima Certo. e integrare anche la Pasqua, e il mese successivo c'è anche la Pasqua Ebraica. ebraica, noi faremo, credo, con i gesuiti un appello per la liberazione di tutti gli ostaggi immediata e non condizionata, e cessate il fuoco almeno per questi 2 mesi di ritiro, di preghiera per cristiani, ebrei e musulmani. Beh, Speriamo che ci diano ascolta, retta. beh, questo è molto bello e vi onora. Ecco, io le vorrei chiedere questo. Nella vostra moschea, dove voi ovviamente celebrate ogni venerdì, qual è il clima che stiamo vedendo le immagini, ringrazio la regia, qual è il clima che si respira in questi tempi? È un clima di ricerca di conforto, nella coscienza che alle difficoltà quotidiane della vita a Milano c'è uno scenario internazionale che è diventato molto pesante. Quindi devo dire che c'è, mi sembra, un maggiore trasporto di ascolto della predica, di preghiera, e immagino che adesso, dal prossimo mese, di ritiro, di digiuno, di coinvolgimento serale delle famiglie. Perché ho l'impressione che veramente
c'è bisogno più, come diceva ancora l'arcivescovo, di Dio, di riconoscere e cercare conforto in una presenza spirituale. E forse gli uomini di religione che rappresentano le religioni in maniera specifica, come può essere un imam, come può essere un rabbino, come può essere l'arcivescovo di Milano, hanno in questo momento una responsabilità ancora più grave, ancora più significativa. E allora ascoltiamo il rabbino capo di Milano dire come può essere esemplare un'amicizia tra Islam e ebrei. Certo, a Milano, ma che da qui può irradiarsi in altri luoghi. Sentiamo. Il dialogo con la Corea spesso possa essere un esempio di come si può svolgere il dialogo. Spero che l'esempio della Corea sia preso anche da altri, che questa sia la strada. Dopodiché il tema è un tema importante, ma è anche un tema molto difficile. Il tema importante è quello della pace e della fratellanza. Pace e fratellanza sono concetti fondamentali, assolutamente fondamentali per ogni religione, però sono anche concetti difficili. Ecco, un concetto difficile che però si basa su una struttura che abbiamo detto è quella di un riconoscimento del Dio della pace, del Dio di cui condividiamo e del dialogo. Il dialogo tra di noi, tra le fedi, ma non solo. Milano da questo punto di vista, con la fondazione Oasis voluta negli anni 2000, all'inizio del 2000 dal cardinale Angelo Scola, è stata anche in questo contesto esemplare. E secondo lei il dialogo ha meno spazio o più spazio che in altri tempi recenti adesso? Beh, deve trovare forse una nuova declinazione di spazio, di linguaggi e di contenuti. Dobbiamo cercare di preservare. Ecco, vedo anche lei più giovane forse. È vero. Ecco, c'era anche il suo papà, adesso il cardinale Scola, il suo papà che è stato fondatore della Corea. Sì, è stato fondatore. E qui un altro incontro con gli ortodossi, i copti. I copti, sì, infatti. E ho voluto scegliere queste immagini un po' ancora al suo papà, ho voluto scegliere queste immagini anche per una sorta di piccolo omaggio che abbiamo voluto fare. A lei, Muhammad Asfa della Casa della Cultura Islamica, certo. Don Bottoni, suo padre. Ecco, forse lei diceva bisogna declinare in modo diverso. Sì, bisogna declinarlo perché i tempi richiedono di poter vedere il collegamento tra principio e realtà, tra sfide sociali e insegnamenti teologici, e vediamo che da un lato ci sono abusi della teologia che viene manipolata e mistificata come slogan di guerra o di fratricidio, no? Ecco. E dall'altro lato c'è un pragmatismo sulle sfide sociali e sulle policies da parte dei politici che rischia di relegare la dimensione religiosa in delle nicchie magari molto un po' folcloristica, come diceva Bravissima, Delpini. Esattamente. E quindi questo credo che sia il nuovo linguaggio, collegare e leggere i testi alla luce delle sfide della vita di ogni singola persona. Lei, concludendo, suggellando l'incontro per il 30° della Coreis insieme all'arcivescovo, ha fatto riferimento all'episodio di Giuseppe e dei fratelli che volevano venderlo, che volevano forse ucciderlo, come qualcosa che ci può dire qualcosa. È presente questo episodio, lo sapete naturalmente, nella Torah, ma è presente anche nel Corano. E nel Corano però si dice qualcosa di particolare. Può illuminarci su questa cosa? Beh, è il capitolo più bello del Corano, secondo alcuni esegeti, e effettivamente ci sono sinteticamente due episodi. Il primo è la farsa che purtroppo i fratelli costruiscono nella messa in scena per dare la notizia al padre che il fratello Giuseppe è morto. Però a questa farsa c'è uno scenario dove di fatto passano i tempi, e quando i fratelli si ritrovano alla corte del signore d'Egitto e vedono Giuseppe, non lo riconoscono. E quindi questo è credo veramente il momento buio della nostra crisi anche intellettuale, di non riuscire più a riconoscere l'altro per ciò che è,
e di proiettare nell'altro o le nostre idee o la nostra indifferenza o addirittura la nostra ignoranza. Quindi se noi ignoriamo l'altro o proiettiamo la nostra idea dell'altro, non è mai l'altro, non c'è mai dialogo, non c'è mai incontro. E allora se ci prendiamo coscienza di questi problemi, reagiamo e troviamo una migliore apertura del cuore che ci permette di riconoscere Dio nell'altro. Ecco, così abbiamo anche imparato qualcosa di più. Senta, io la ringrazio veramente molto. Vogliamo far vedere la pagina del vostro sito, del vostro portale web, se se ne vuole sapere di più. È molto ricco, lo vedete, presenta diverse cose e diversi argomenti. Telegrafico. Abbiamo bisogno di maestri in questo tempo, così si intitolava il momento di convegno del 30. Senza maestri non c'è possibilità di una continuità che sia degna di questo nome. Dobbiamo, per forza. Ce n'è tanti in giro, se ne vedono in giro di maestri. Ce ne sono pochi, ce ne sono tanti di falsi maestri, ma dobbiamo cercare di cercare quelli buoni. Va bene, allora con questa speranza faccio gli auguri naturalmente per il Ramadan. Grazie. Che arriva tra pochissimi giorni. Ringrazio l'imam Yahya Pallavicini della Grande Moschea Bahid, vicepresidente della Coreis, per essere stato con noi. Mi permetto di reinvitarlo prossimamente, se potremo parlare con più speranze, con più concretezza di pace. Grazie davvero. Grazie a lei. Grazie davvero. Adesso noi ci lasciamo per qualche momento, ma torniamo insieme tra pochissimo con un altro tema sulla perequazione tra le parrocchie, che vuol dire portare anche in ambito naturalmente di equità, di tipo finanziario, di diciamo risorse, portare più equità tra le parrocchie. E allora restate con noi tra pochissimo. Ben ritrovati nei nostri studi. Abbiamo detto un tema che riguarda l'aspetto economico della perequazione tra parrocchie ed è allora con noi un ospite che saluto subito, Don Luca Violoni, benvenuto assolutamente, che è il presidente della commissione L'interesse è la comunione, appunto questa commissione che si occupa di perequazione tra le diverse parrocchie ed è anche decano del decanato San Donato, giusto, e parroco della comunità pastorale che riunisce molte realtà, San Giuliano Milanese. Quindi insomma, il fatto che lei sia qui dice, con i tanti impegni che ha, che insomma non solo è per noi un onore, ma indica anche che questo tema è particolarmente importante e significativo. Ecco, parliamo subito un po' di storia. In realtà questa commissione inizia già con il cardinale Angelo Scola nel 2016, poi come si è evoluta? Beh, all'inizio nel 2016 il cardinale Scola ha proprio voluto dare un segnale forte, ecco, dicendo il cammino di comunione delle parrocchie deve essere un cammino su tutti i fronti, ma deve essere anche sul fronte della comunione sui beni economici, perché questo è un segno molto tangibile, molto concreto, e quindi ha voluto fortemente questa commissione, che ha fatto 5 anni di lavoro, poi si è ragionato un po' su come ripensarla e poi l'arcivescovo Mario Delpini ha nominato nuovamente per altri 5 anni, nel 2022, questa commissione, e quindi ha dato nuovo impulso a questa iniziativa, quindi fortemente voluta. Certo, tra l'altro l'arcivescovo era tornato anche sull'aspetto della cura dei beni con una sua lettera rivolta ai consigli per gli affari economici parrocchiali e di comunità pastorale, ecco, la cura dei beni della Chiesa, stiamo vedendo, questo è un testo che in qualche modo anche guida, ispira, credo, il vostro lavoro, il vostro impegno. Sì, sicuramente, appunto, questo testo ci dice che non bisogna, appunto, separare l'aspetto spirituale, l'aspetto pastorale e la gestione economica e dei beni, perché sono strettamente collegate. Il modo di gestire i beni, le attività economiche, dice in maniera importante anche qual è il nostro stile, certo, pastorale, soprattutto considerando questo fatto che il diritto canonico ha un duplice, come dire, fuoco rispetto al tema dei beni economici. Da un lato
ogni ente, per esempio ogni parrocchia, ha una sua autonomia relativa, col suo parroco, col suo consiglio, però tutti gli enti ecclesiali, ecclesiastici, sono comunque anche chiamati a essere in comunione, cioè non è un'autonomia assoluta. Certo, quindi infatti, responsabilità di ognuno nella gestione, assolutamente, ma sempre in una logica di comunione, per cui uno non può dire: ah, allora quello che succede là non mi riguarda. No, ecco, mi riguarda, e come. Infatti il titolo della commissione e di questo sussidio che vi segnalo, sentieri appunto di perequazione, è l'interesse, è la comunione, dove si gioca sulla parola interesse, ovviamente nel suo significato di cosa significativa, ma anche di interesse economico. Ecco, quali sono i criteri generali di selezione un po' dei beneficiari, della valutazione della commissione? Possiamo forse vedere una diapositiva proprio su questo? Beh, abbiamo lavorato, devo dire, quasi un anno per scrivere questo progetto, perché abbiamo detto: vogliamo partire bene. Il primo criterio è naturalmente la gravità, cioè parrocchie che avevano, che hanno un debito molto elevato rispetto alle proprie entrate, o che hanno una capacità appunto di risparmio molto bassa o addirittura negativa, perché molto povere, chiaramente attirano la nostra attenzione, perché sono in una situazione incagliata, ecco. Se sono in una situazione temporanea per un lavoro immediato, bene, ma se è una situazione strutturale diventa un problema. Però anche la giustizia, no? Ci siamo detti: noi dobbiamo aiutare parrocchie che non hanno fatto gesti sconsiderati, scelte sconsiderate, ma che magari avevano preventivato alcune entrate, non ci sono state, poi ci sono stati anche degli imprevisti, ci sono stati dei problemi, allora appunto vanno accompagnati, quindi diciamo premiare anche un po' di impegno nel tempo, oppure delle volte anche magari cose del passato che venivano da molti anni ormai incagliate ed era giusto disincagliarle. Però anche è fondamentale l'efficacia, cioè se noi diamo un aiuto a una parrocchia che è in crisi profonda e questo aiuto non risolve la sua situazione, allora diventa un aiuto che non va alla radice del problema. Invece in una parrocchia che ha ripreso a camminare ci sono problemi incagliati, allora diventa un aiuto che diciamo rimette in moto, rimette in cammino. E poi il futuro, il quarto criterio fondamentale. Il futuro, cioè che all'interno di quella zona pastorale, all'interno di quella comunità, in quel contesto ecclesiale ci sia una prospettiva pastorale, per cui uno investe delle somme là dove c'è un respiro. E poi tenendo conto che siamo una diocesi fatta da appunto 7 zone, quindi anche se non siamo riusciti del tutto, ma abbiamo cercato di considerare anche la distribuzione nelle 7 zone pastorali. Infatti, ora parliamo proprio di questo. Esito dei 61 casi fin qui affrontati. Anche qui abbiamo una immagine con una torta che descrive proprio questo aspetto. Diciamo che sono stati erogati quasi 3 milioni di euro complessivamente, quindi diciamo una cifra significativa. Ecco, di questi casi presi in esame, quanti sono stati poi presi in carico, quanti no? Ecco, noi abbiamo proceduto in due direzioni, in parte raccogliendo delle richieste e in parte facendo degli studi sui dati, nel senso che abbiamo detto, non so, prendiamo le parrocchie sotto 250.000 euro di debito, vediamo come vanno, no? Quindi abbiamo anche analizzato tanti casi che non erano richieste, ma erano nostre analisi. Per esempio qui sono indicati questi 36 casi, che erano casi che venivano fuori dai numeri. Ecco, quindi abbiamo valutato anche quelli, alcuni li abbiamo accolti e la maggior parte no. Però alla fine abbiamo valutato, diciamo, 24 casi veramente in maniera intensa, no, 14 li abbiamo risolti, cioè nel senso che abbiamo fatto un intervento che ha consentito di avere un debito sostenibile, oppure abbiamo cancellato quasi completamente il debito. 10 ci siamo resi conto che non era la commissione per equazione che doveva occuparsene, perché si parlava di problemi di ogni aspetto della vita della parrocchia, che non stava solo sull'aspetto che non stava a noi, e allora l'abbiamo consegnato all'ufficio competente della curia. Quindi è servito anche a reinterpretare un vissuto dove uno non sapeva bene a chi chiedere. Ecco, tra l'altro abbiamo delle parrocchie della zona pastorale 1, San Leonardo, penso, San Martino in Greco, parrocchia di Risurrezione, ecco, stiamo
vedendo proprio la parrocchia, una di queste parrocchie, questa qui in specifico mi pare che sia Risurrezione di Nostro Signore, che esatto, è al Gallaratese. Che è al Gallaratese, fa parte della comunità pastorale della Trasfigurazione, ma poi c'è anche San Martino in Greco, tra l'altro la chiesa del refettorio ambrosiano, molto cara ai milanesi, chiesa storica, e poi la Resurrezione, siamo a Quarto Giaro con la Resurrezione, esatto. Quindi anche zone non facili della nostra chiesa. Ecco, anche la distribuzione territoriale è degli aiuti, dei sostegni particolarmente significativa. Sì, ecco, nel senso che ci siamo accorti come ci siano delle zone che hanno presentano qualche criticità in più. Per esempio Milano è forse la zona con più casi affrontati, e anche la zona Sesta, devo dire, che comunque ha anche qui abbiamo un'immagine proprio per dare un'idea di come sono stati affrontati. La zona pastorale Sesta Melegnano è quella con maggiori interventi, 5 casi, subito seguita però da Milano, zona pastorale 1, 4 interventi. Esatto, e quindi abbiamo pensato anche per il futuro di concentrarci anche, di valutare di più alcune zone che magari sono state meno beneficiari, o forse perché sono state anche più attenti in alcune cose, o forse perché hanno fatto meno richieste, però di mettere il focus anche su altre zone che, certo, che sono state meno, diciamo, no, beneficiari. Tanto per la cronaca, abbiamo detto zona Sesta 5 interventi, zona 1 4, seconda zona pastorale Varese 2 interventi, zona Terza Lecco, zona Quinta Monza, zona Settima Sesto San Giovanni un unico intervento, e la virtuosa zona Quarta di Rho, forse per il vicario episcopale che ha. Non sappiamo bene tutti i motivi, però è un numero, diciamo, significativo. Anche perché è ampia la Quarta, cioè sì, la Quarta zona pastorale, c'è un nome di riferimento per ciascuna zona, si intende, non è che per dire la zona Terza sia solo la città di Lecco, la zona Prima è solo la città di Milano per la sua grandezza, ma il nome richiama la zona stessa, non coincide la seconda solo con Varese, tanto per essere certo, chiari. Ecco, interessante anche, abbiamo altre immagini di altre parrocchie che sono state sostenute, Maccagno, Vidizzolo, Motta Visconti, e qui siamo nel Forese. Sì, ecco, ci sono realtà dove magari sono stati fatti degli interventi importanti, soprattutto prima della crisi del 2007-2008. Certo. Quella crisi ha cambiato un po' i parametri di riferimento, perché appunto sono diminuite le entrate, oppure delle vendite che sembravano cosa fatta improvvisamente si sono interrotte. Quindi si sono trovate situazioni dove il piano di finanziamento è cambiato completamente, e negli anni soprattutto piccole parrocchie non sono riuscite a sostenere questo. Allora noi abbiamo cercato di vedere anche in che misura queste parrocchie potessero fare un passo loro, certo, perché il nostro cammino, un cammino di comunione tra parrocchie e con la diocesi, è un cammino anche sempre educativo, cioè che vuole rimettere in moto una comunità che riceve fiducia, certo, da altre parrocchie, dalla diocesi, e si sente responsabile appunto di queste risorse e si rimette in moto. Dove abbiamo capito che si poteva fare questo passaggio, cioè che quella, certo, comunità anche pastoralmente era disposta a fare un passo in più, allora abbiamo detto: qui c'è un cammino anche educativo, c'è un cammino di comunione, allora facciamo. Benissimo, adesso ci lasciamo per qualche momento, ma torniamo tra pochissimo, sempre con Don Luca Violoni, e quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi. Ricordo che parliamo di perequazione economica tra parrocchie, ma che ha a che fare, lo avete già intuito, come ha spiegato Don Luca Violoni, che presiede la commissione appunto per la perequazione, dicevo, ha a che fare anche con uno spirito specifico di cammino insieme, di comunione nel senso pieno del termine, cristiano del termine, vorrei dire. Ecco, Don Violoni, questa commissione affronta situazioni economiche, ma avete a che fare con i parroci, avete a che fare con i consigli pastorali. Come si configura la commissione?
Allora, intanto la nostra commissione è nominata dal Vescovo, in tutti i suoi componenti c'è un laico rappresentante per ogni zona pastorale, quindi 7 laici che rappresentano le 7 zone. E poi ci sono 4 membri a livello centrale, io che sono il presidente, un altro sacerdote e altri 2 laici. Quindi sono 9 laici su 11 membri che cercano di rappresentare un po' il territorio. Soprattutto con adesso questa nuova commissione, perché nella prima, poi anche col Covid, ci sono stati anche qualche problema. Noi siamo andati a visitare anche, cioè, anzi laici sono andati a visitare queste parrocchie, hanno incontrato i parroci, in qualche caso abbiamo incontrato anche dei consigli pastorali. Cioè il tentativo è proprio quello di mettersi in ascolto, non solo vedere degli aridi dati, d'intesa con l'ufficio parrocchia e con la diocesi, capire effettivamente qual è la situazione in uno spirito di comunione. Ecco, la cosa bella e difficile è di riuscire a collegare altre parrocchie che possono donare la diocesi e parrocchie che possono ricevere. Ecco, perché c'è un problema proprio di comunicazione e di condivisione. Questo è un po' diciamo la sfida, no? Perché per noi è importante fare interventi efficaci, come dicevamo, ma soprattutto è importante creare una mentalità. Oggi ho qualche disponibilità in più, posso aiutare, domani un altro potrà aiutare me. Oltretutto è un circuito virtuoso, una parrocchia che è stata aiutata, una volta rimessasi in piedi, magari riavviate tante attività, si sente probabilmente anche obbligata da una certa riconoscenza ad aiutare altre parrocchie che si trovano nella stessa condizione. Esatto. Tra l'altro, di quei 2.930.000 euro erogati, sono serviti ad abbattere il debito di 6.013.000 di euro di 14 parrocchie. Quindi diciamo è chiaro che c'è tanto lavoro ancora da fare. Sì, c'è tanto lavoro e forse anche delle volte con delle cifre non enormi, soprattutto per realtà magari più piccole, visto che ormai i macro debiti si sono magari molto risolti nel tempo, anche con delle cifre limitate si può davvero dare un grande aiuto pastorale, perché poi alla fine se una parrocchia è troppo indebitata anche la sua attività pastorale ne viene un po' compromessa. Certo. E allora poi dopo un po' tutto il resto perde il suo slancio, no? È un po' come nelle famiglie, se c'è una grave preoccupazione per un debito o qualcosa, spesso anche il legame familiare ne viene a soffrire a livello di comunicazione tra i coniugi, a livello dei rapporti con i figli, e così anche in una parrocchia, in una comunità pastorale. Ecco, una domanda, non so se vuole rispondermi, le parrocchie e le realtà diciamo più ricche, che hanno più a disposizione, sono generose? Ma diciamo che negli anni alcune sono state generose, soprattutto magari perché sollecitate da persone che si conoscevano, eccetera. Credo che si potrebbe fare di più, soprattutto che si potrebbe fare di più mettendolo più in una rete più istituzionale, ecco, non solo legata al fatto che alcuni magari chiedono direttamente, no? Ma che sia proprio una diocesi che si fa carico, certo, perché di tutti, anche di quelli che non conosco. Ecco. C'è un po' come a volte c'è quando nelle persone un po' di pudore a raccontare di avere dei debiti. Sì, sì, questo sì, però come si dice, quando uno poi, come dire, si apre, è più facile anche trovare aiuto. Ci sono stati dei casi in cui vi siete voi commissione trovati in difficoltà perché costretti magari appunto da alcune poi condizioni a dire dei no? Beh, ci sono stati dei casi dove abbiamo dovuto fare dei ragionamenti soprattutto sul tema della giustizia, che ecco dei 4 criteri che è quello più difficile da mettere. Cioè per esempio, no, magari ci siamo chiesti ma forse lì hanno speso troppo perché hanno sbagliato valutazioni, avrebbero potuto fare meglio, stanno facendo abbastanza attenzione. Ecco, allora lì abbiamo dovuto discutere, analizzare meglio, capire, proprio per dire cerchiamo di fare la cosa anche più, come dire, sensata. Ecco. Nella giustizia è il criterio più delicato. Come sempre, forse, quando si parla di questi temi, ma anche in generale, del rapporto tra realtà, tra persone. Un'ultima domanda vorrei rivolgerle, poi lei mi dice se vuole rispondere. Se dovesse dire
qual è l'aspetto che più porta all'indebitamento? Magari l'idea di fare grandi realizzazioni in parrocchia senza avere già una base però economica certa, la difficoltà che si incontra nella pastorale talvolta, oppure magari la non conoscenza dei meccanismi economici da parte dei parroci? Allora, direi che storicamente la causa principale e quasi fondamentale sono i lavori impegnativi, lavori certo, molto, molto rilevanti, però magari in certi casi erano magari, che ne so, nuovi oratori, allora diventava, ma in parrocchie più piccole anche i lavori più limitati incidono, possono diventare, soprattutto se hai capacità di risparmio vicino allo zero, diventano molto difficili. Però mi sembra che oggi veramente nessuno tanto sogni di fare lavori folli, perché non è davvero il momento. Però appunto prima del 2007 ancora c'era un'idea più certo, espansiva di lavori. Purtroppo magari grandi oratori in senso ampio non servono più, poi abbiamo tante strutture, anche ragionare sulle strutture sarebbe importante, non solo a livello di perequazione. Ed è un tema infatti che la diocesi sta affrontando con un'altra commissione. Perché indubitabilmente. Senta, lei è un bocconiano, possiamo dirlo, è laureato in Bocconi, quindi non è un segreto. Di economia se ne intende, e quindi penso che sia assolutamente una scelta oculata quella che ha compiuto chi l'ha messa, l'arcivescovo che l'ha posta alla guida di questa commissione. Avete quanti casi ancora in elaborazione a breve? Adesso noi abbiamo un nuovo budget, si dice, cioè un nuovo bilancio per l'anno che viene, e in base a quello analizzeremo altri nuovi casi, quindi ripartiamo, abbiamo finito tutto questo lavoro, certo, adesso abbiamo sintetizzato e in aprile partiamo per la nuova avventura. Dopo Pasqua ripartiamo con i nuovi casi, sì. Va bene, allora grazie a Don Luca Violoni, presidente della commissione l'interesse alla comunione, decano del decanato San Donato, davvero per essere stato con noi. Grazie mille. Noi abbiamo esaurito a questo punto il tempo a nostra disposizione, io vi devo solo comunicare che settimana prossima, giovedì prossimo, non andremo in onda alle 18.30 come di consueto, perché alle 18 vi è un'importante diretta dell'Europa League che coinvolge il Milan, e quindi diamo spazio, come dico scherzosamente, ma è davvero uno scherzo, alla vera religione di questo paese che è il calcio. In ogni caso, le repliche alla ora consueta e poi sulla app on demand, sul portale della Diocesi di Milano certamente, e insomma di tutto e di più come al solito. Grazie per essere stati con noi, arrivederci, ciao. Arrivederci, grazie.